è una potenza di radio. Radio Potenza Centrale, l'informazione dal nostro territorio. E buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Potenza Centrale, ben ritrovati con Comunicare per Cambiare, il nostro modo per poter provare ad orientare le politiche verso i reali problemi della gente. E oggi iniziamo chiaramente anche rispetto ai temi che ci vengono sottolineati e sollecitati dalle cronache lucane. Abbiamo con noi uno dei redattori del giornale, Leonardo Pisani. Buongiorno Leonardo. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Non bastava Splene Tenetonet, è già difficile da pronunciare in trasmissione. Abbiamo anche una bella rubrica di Luciano Petrullo sul nostro giornale e con l'inviato speciale, specialissimo Gigi. Buongiorno Luciano Petrullo. Buongiorno a tutti. E buongiorno anche a colui che sulle cronache lucane in questi giorni si sta occupando delle cose che non vanno nel nostro territorio e oggi fa una considerazione importante sull'acqua, tra l'altro tema trattato ieri anche da Fratelli d'Italia, ci faremo spiegare meglio anche da Luciano Petrullo. Buongiorno e bentrovato a Giuseppe Di Bello. Buongiorno a tutti i radioascoltatori, buongiorno a te Giuseppe, agli ospiti e alla regia. Allora, io avvierei, di solito il venerdì noi ci occupiamo del comune di Potenza, è evidente che le inchieste però delle cronache lucane hanno fatto sì che i ragionamenti si spostassero anche su altre questioni. Ci siamo occupati molto anche di Matera e sviscereremo oggi il tema dei costi delle pubbliche amministrazioni, di come questi vengono gestiti. Avremo il capitolo dell'acqua, avremo anche il capitolo delle opportunità rispetto anche agli affidamenti della giunta fatta da aziende direttamente o indirettamente facenti capo a qualche assessore regionale. Ma di solito il venerdì Comunicare per Cambiare si occupa della città, è ovvio che di Potenza, è ovvio che oggi potete continuare ad interagire con noi ai numeri 0971 45846 oppure attraverso SMS WhatsApp al 349 511 9088. Saremo ben lieti di leggere le vostre sollecitazioni. Ma appunto, poiché di solito noi ci occupiamo di Potenza e oggi lo faremo di meno, in inizio di trasmissione volevo dare un piccolo pensiero su quello che in questo momento attraversa la nostra città. Infatti nella prima pagina delle cronache lucane troviamo appunto due fotografie, uno di quando un albero storico, qualcuno dice centenario, diciamo così, faceva bella mostra di sé in Viale Dante, e invece quello che ieri questa amministrazione ha fatto, cioè tagliandolo piuttosto che provando a sanarlo. E oggi molto, diciamo così, immodestamente ho fatto anche un mio editoriale sulle cronache lucane relativamente a queste, quindi un pensiero alla città di Potenza lo facciamo pensando a quest'albero, appunto il cui titolo oggi dell'editoriale è Estirpate le radici di una comunità. Passi per tutte le cose che nel capoluogo non funzionano, ma il futuro, l'identità e la nostra storia naturale lasciateceli stare. Il protagonismo degli amministratori di Potenza ha preso il sopravvento su tutto. Col taglio dell'albero secolare per motivi di viabilità SIC si è cancellato un pezzo del nostro patrimonio, e sulle motivazioni meglio stendere un velo pietoso. Troppo facile, oltre che inutile, sparare sulla Croce Rossa. I cittadini sanno valutare le cose da soli. Questa amministrazione dimostra ogni giorno di più di essere sconnessa dalla città che governa. Si è scelta la via dell'autoritarismo e del menefreghismo. Andrebbe ricordato loro che la vita non la ereditiamo dai genitori, ma la prendiamo in prestito dai nostri figli. Luciano Petrullo, si poteva fare qualcosa di diverso? O quando c'è un problema va estirpato? Cioè vivere in questa situazione, ci sono l'albero, dà fastidio, è storto, ci sono le radici, tagliamolo. Ma sicuramente il problema è vecchio, nel senso che se quell'albero era arrivato nelle condizioni di non poter vivere più, vuol dire che probabilmente non aveva avuto la cura necessaria negli anni precedenti. Premesso questo, mm-hmm. che non riguarda soltanto quell'albero storico cui un po' tutti eravamo affezionati, ma allargando il discorso a tutto il verde di Potenza, noi possiamo notare come lo stesso non abbia alcuna cura. Il verde va integrato
integrato in un'architettura urbana secondo quelle che sono le prerogative climatiche o comunque della città, ma soprattutto va manutenuto, e manutenerlo significa anche spendere di meno quando poi si arriva all'emergenza. L'emergenza costa sempre tantissimo di più e non lo vogliamo capire. Facendo le cose che vanno fatte giorno per giorno, probabilmente noi ci andremo anche a risparmiare. Il fatto di ieri dispiace, certo io non conosco le motivazioni tecniche che stanno alla base nella delibera, infatti non l'abbiamo citata nell'articolo, nell'editoriale si dice testualmente per motivi di viabilità. No, se è per motivi di viabilità è una cosa veramente peregrina che va condannata senza alcuna attenuante. Se poi ci però fossero... l'assessore Coviello, che anche oggi abbiamo sentito nelle cronache lucane, chi magari non ha avuto la possibilità di farlo ancora fa in tempo ad acquistare la copia di oggi, dice però abbiamo tolto quest'albero, toglieremo qualcun altro, ma poi magari vediamo il verde di sistemarlo meglio. No. Un baobab come la canzone. No, se di per questione Porte. Di viabilità, e qui in particolare mi sfuggiva, se per questione di viabilità non esiste proprio, perché io mi immagino il disagio che è mio e vivo al centro storico, ma di chi ci vive lì o ci ha vissuto, di chi ha anche dei motivi sentimentali che lo legano a quel rione, come questa possa essere una ferita difficilmente rimarginabile. Se poi è una ferita che viene aperta soltanto per far passare una macchina in più o far parcheggiare una macchina in più, no. Io mi ricordo un episodio ad Avigliano, quando si parlava di costruire i parcheggi comunali, e fu pensato a una zona del centro storico dove per mettere il parcheggio si dovevano abbattere 4-5 alberi, non secolari, ma alberi, una piccola. Ci fu una sommossa popolare e non si fece. Non si fece. Non puoi togliere un albero per motivi di viabilità e poi dire ne rimetteremo un altro in qualche altra parte, che facciamo un albero di Natale? No, oddio, quella è un'altra ferita aperta, il fatto che a Potenza non ci sia alcun moto di indignazione, oppure se c'è viene sopito e scaricato. Questa volta c'è stata. Perché si sono scatenate giustamente le proteste sin dalla mattina, però il fatto era già. Cioè, proteste sui social. Allora, certo. io le cronache lucane sotto di me, e stavo leggendo l'articolo, quindi anche le dichiarazioni di Coviello, che sostanzialmente dice che dopo una verifica effettuata l'albero è stato abbattuto perché comunque c'erano dei problemi legati anche alla viabilità, perché le radici avevano fatto innalzare l'asfalto e poteva potenzialmente generarsi una eventuale voragine, la definisce lui, dice però a questo punto qua tolto questo ne mettiamo un altro, anzi due, dice Coviello. Ora la domanda che voglio fare a Di Bello, che magari in temi ambientali ha qualche competenza in più di noi, si può tagliare un albero per favorire la viabilità perché le radici sono cresciute e questo può creare in qualche modo un fastidio alla viabilità, addirittura un pericolo voragine? No, cioè, la voragine si realizza esattamente all'opposto, quando viene meno la stabilità del suolo per mancanza proprio di alberi di alto fusto. Questo ci insegna la storia proprio. Poi è una questione proprio di... Ma poi piantandone eventualmente altri, se davvero il problema fosse così, fra 10 anni, 20 anni, quando questi che vengono piantati aumentano le loro radici, il problema non si ripropone? È certo che si ripropone, ma io credo che sia, diciamo, una scusa che hanno messo lì per giustificare l'operazione, però sinceramente io non ne trovo neppure una. Magari rischiamo di trovare qualche parcheggio al suo posto, come Pisani diceva, è successo in altre circostanze. Il problema, cioè, siccome era dentro faceva proprio da rotonda questa, per le manovre in questa piccolissima piccola, piazza, molto piccola. Per cui io ritengo veramente un'azione che, se non è stata, diciamo, determinata da una malattia dell'albero, non era malato l'albero. Non era malato. Dice anche Coviello, dava fastidio con queste radici che avevano fatto sollevare il terreno. È stata un'azione contraria, diciamo, alla difesa del territorio, questo è poco ma sicuro, anche perché rappresentava una storia, diciamo. Non a caso le cronache lucane se ne occupano così, perché proprio nel nostro anche spot che gira in radio noi siamo per la difesa del territorio, quindi è evidente che questa questione andava trattata. Ma ieri Luciano Fratelli d'Italia ha con Gianni Rosa sollevato un tema importante, anche sempre rispetto ad episodi di mala amministrazione relativamente alla questione dell'acqua,
e la questione appunto anche relativa a come questa viene gestita nel nostro territorio in Basilicata. Si parla di affidamenti, di spese pazze, di spese folli, evidentemente c'è un sistema anche quello regionale che anche su questo merita di essere rivisto. Qui è tutto il sistema che andrebbe rivoluzionato, perché se la spesa pubblica viene regolarmente orientata per potersi consentire il consenso elettorale e quindi non viene contingentata nei limiti assolutamente necessari, ma si largheggia per mantenere enti che non producono niente, perché l'acquedotto lucano sappiamo perfettamente che non esige le bollette, tantissime bollette sono ormai pacificamente prescritte, è un pozzo senza fondo al quale oggi andiamo a verifichiamo che vengono dati altri 2 milioni senza che ci sia una giustificazione dietro. Allora è evidente che questo è diventato un apparato costosissimo che serve per delle finalità che non sono assolutamente quelle pubbliche. Ma l'acquedotto lucano è uno dei mille esempi che si può fare sulla spesa pubblica. Io credo che se andassimo ad analizzare l'allegato alla finanziaria della regione riusciremmo a capire qual è la geografia del consenso in Basilicata. Quella è una radiografia della situazione del potere che ci, come viene gestito oggi in Basilicata attraverso quelle attività economiche che sono immancabilmente gestite, come diceva De Luca quando era sabio, dagli amici e dagli amici degli amici. L'importante però è che magari anche questi strumenti possano essere utili, Leonardo, per far sì che questi episodi non si ripetano e non, come Petrullo giustamente stuzzicava, per farsi poi avvolgere e coinvolgere da quel sistema che tanto si era denunciato. È una storia che affonda le radici da lontano, diciamo. A proposito di radici estirpate, di radici estirpate. La realtà è che per tanto tempo l'ente pubblico, il posto pubblico, è stata anche una boccata d'ossigeno per la disoccupazione in Basilicata, no Luciano? Nei tempi quando si riusciva, i soldi c'erano, però alla fine non c'erano neanche i numeri di adesso. Cioè, se prima l'ente pubblico era diventato una valvola di sfogo per chi non emigrava, però con una finalità, noi negli ultimi tempi siamo andati invece a un'ipertrofia, tra l'altro poi non è la nascita del pubblico, è la nascita degli enti paragovernativi, parastatali, pararegionali, dove alla fine la gestione viene e l'assunzione viene fatta con criteri differenti e con la chiamata nominativa. L'analisi che possiamo da fare, ne parlammo proprio in una trasmissione, c'era anche Di Bello, esempio dell'ARPAB, dove la maggior parte dei dipendenti sono amministrativi, invece i tecnici, che dovrebbero essere la grande maggioranza, sono pochissimi. L'ACTA che tu conosci benissimo. A proposito, scusami l'interruzione, si è evoluta questa vicenda ACTA? Perché sembrava fosse il bubbone assoluto, dimissioni del suo dirigente, direttore generale, dimissioni dell'amministratore, dimissioni di entrare. Tutto rientrato, evidentemente faceva parte di un discorso che serviva per animare il dibattito politico per arrivare a un determinato risultato. Ottenuto il risultato, quel dibattito politico scema evidentemente. Oggi abbiamo il problema della differenziata che ha cominciato a funzionare, vedremo come si declinerà il problema attraverso l'ACTA che, abbiamo già saputo in un'altra trasmissione, in Splenete Netonete, necessita di tante assunzioni perché ci vogliono degli operatori specializzati per quel tipo di differenziata. Quindi diventa di nuovo un serbatoio, è una storia che si ripete, non si finisce a rompere l'incantesimo dell'ente pubblico che serve per tante finalità e l'ultima della quale è quella pubblica. Ma questo, su questa storia, De Luca, secondo te ha avuto una strategia o è stato tutto circostanze fortuite? Perché io ricordo addirittura proprio sull'ACTA arrivarono anche delle segnalazioni qui su ipotesi di cambiamento della sua governance, addirittura ci fece arrivare qualche segnalazione anche di qualche nome presente qui in trasmissione come possibile papà, e faceva parte tutto di una strategia. Ma o così? Se è una strategia il cappello sempre fa virgolette perché non sono queste le strategie che vorremmo
vedere come sei cattivo, Petrullo, come sei cattivo. Se è una però, strategia è favolosa, è davvero tanto di cappello. E si sa anche 3-7 a perde come strategia. Può darsi anche che sia una strategia che si crea tappa per tappa a seconda dell'opportunità. E comunque anche in questo caso ci vuole una regia di non poco conto. A meno che non si tratti proprio di fortuna, il caso che ha dettato questo. Però se fosse la fortuna, a questo punto dovremmo noi potentini farci benedire e sperare soltanto nella benedizione del Padre Eterno. Pino Di Bello, tu oggi ti sei occupato anche tu dell'acqua, perché c'è un paradosso, così come i cittadini lo devono pagare per centinaia di euro annui, se non mensili, l'ente acquedotto lucano ha bisogno di un'implementazione di 2 milioni di euro che il consigliere Rosa chiaramente stigmatizza, ma ci sono anche casi in cui agli enti invece di fatto, quegli enti soprattutto che ne consumano a centinaia di migliaia di litri al giorno, viene consentito di fatto di non pagarlo, subito di non pagare l'acqua. Tutto questo ce lo faremo spiegare più nel dettaglio da Giuseppe Di Bello subito dopo la pubblicità. Radio Potenza Centrale è una potenza di radio. Meglio un prezzo leggero o vivere un sogno? Meglio vivere un sogno a un prezzo leggero con GS Arredamenti. Prima di acquistare, passa da GS Arredamenti di Strazioso Raffaele a Tito Scalo, presso il centro commerciale Iris, dove troverai il centro cucine progettate per voi su misura a prezzi di fabbrica senza intermediazione. 0971 48 52 80. Centro cucine Febal. Arredamento completo con camera da letto, cucina, soggiorno, tavolo e sedie a 5.900 euro. Ci sono luoghi che sembrano creati apposta per esaltare un grande evento. I giardini della corte, con la professionalità impeccabile dell'indiscusso chef Carmelo Ricciardi e il suo grande staff, renderanno il vostro ricevimento magicamente raffinato. I giardini della corte, strada statale 99, Matera Altamura, uscita Santeramo, 0835 26 80 86, www.igiardinidellacorte.it. Vieni a scoprire le novità 2016-2017. Se non siete single per scelta e stanchi di cercare invano l'anima gemella, affidatevi all'agenzia matrimoniale Roberta. Con serietà, discrezione e riservatezza vi aiuterà ad incontrare e conoscere la persona giusta per la vita. Agenzia matrimoniale Roberta, per non sentirvi più soli. Si riceve giovedì pomeriggio dalle 16.30 alle 20, venerdì e sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 20. Incontrata a Maglianello, ad Atena Lucana Scalo, Salerno. Info 320 69 89 326. Seguiteci su Facebook. Prossima apertura. Dal nostro gruppo editoriale un sincero e sentito grazie. Le cronache lucane crescono ogni giorno di più, attestandosi come il quotidiano degli innamorati della nostra terra. Le cronache lucane lo trovi tutti i giorni in edicola per leggere cronaca, fatti e retroscena dal nostro territorio. Le cronache lucane, popolare in tutto, ogni giorno in edicola, è il giornale al costo più basso, solo un euro. Leggiamoci, conviene. Signore e signori, benvenuti al Circo della Musica Popolare, presentato da gli Amari Mai, Maria Mea, Mienza la Piazza, L'Anima della Tarantella, Cicirinella, Brigante Semore, Mille, Volesse Addivantare, Da oggi gli Amari Mai e il Circo della Musica Popolare sono anche su Radio Potenza Centrale. Info contatti 329 89 15 796. Mi chiamo Angela e sono la responsabile della sala ricevimenti Il Gatto Pardo di Altamura. Vi invito a visitare la location per scoprire tutte le promozioni sposi 2016-2017. Potete contattarmi al 335-78-800-56 per fissare un appuntamento. Se prenoterete la data per il vostro ricevimento nuziale, sarete subito nostri ospiti a cena per assaporare gustosissime portate. Non dimenticate di visitare il nostro sito www.salagattopardo.com.
www.radioguardo.it e la nostra pagina Facebook per essere sempre aggiornati su tutte le nostre feste organizzate. Vi ricordo ancora il mio numero 335 78 80056, il Gattopardo, sala ricevimenti di Altamura. Radio Potenza Centrale è una potenza di radio. Radio Potenza Centrale, l'informazione dal nostro territorio. Eccoci ritornati in diretta con Comunicare per Cambiare, il nostro modo per orientare le politiche verso i reali problemi della gente attraverso la comunicazione di prossimità di Radio Potenza Centrale, che in connubio con le cronache lucane, che vi ricordo trovate tutti i giorni in edicola al costo di solo un euro, quindi il giornale quotidiano più basso come costo, ma anche però giusto nei contenuti, abbiamo affrontato una serie di temi. Ci stiamo occupando quelli delle spese pazze degli enti pubblici, poi più avanti parleremo anche delle spese pazze inopportune e in netto conflitto di interesse per alcuni assessori regionali, ma dicevamo l'acqua. Quindi abbiamo visto che ieri c'è stata una conferenza stampa di Gianni Rosa, che lamentava questi ulteriori 2 milioni di euro dati ad Acquedotto Lucano. Di fatto i cittadini pagano una bolletta salatissima, anche di 3, 4, 500 euro l'anno. Però poi il presidente della regione che fa, Giuseppe Di Bello, per 551 mila litri giorno consente ad un ente di pagare soltanto 311,40 centesimi di euro l'anno di... cioè la bolletta di casa mia, che evidentemente 551 mila litri non li consumo nemmeno in un anno probabilmente. Ma diciamo è qualche cosa di veramente scandaloso. Primo, perché diciamo viene autorizzato l'utilizzo di queste acque per il Prato Verde e per l'antincendio del centro Enea Itrec di Rotondè. Vogliamo spiegare che cosa significa, i nostri ascoltatori, che significa per il Prato Verde? Cioè, come opera di giardinaggio hobbistico del centro. Ma davvero? Sì. E nella delibera che abbiamo pubblicato oggi sulle cronache lucane? Sì, assolutamente. Per Prato Verde è... di che estensione? Non è come la foresta amazzonica. No, ma veramente questo, diciamo, è... immediata la percezione di un voler aggirare ogni genere di legislazione e consentire a questo centro di avere una cospicua quantità d'acqua per fare altro, non per fare opere di giardinaggio. Questo è poco ma sicuro. E comunque, ma scusami, una domanda è questa, cioè nella convenzione che la regione Basilicata fa, dove autorizza la società che gestisce l'acqua a far pagare, diciamo, questo prezzo simbolico, praticamente zero nemmeno, diciamo disciplinato il fatto che viene utilizzato per le aree verdi quel... Sì. Ma attenzione, ma qual è l'interesse pubblico? Ma non è che stiamo parlando di qualche cosa che dice andiamo a rivedere perché forse... No, è un'autorizzazione trentennale rinnovabile, dove con decreto del presidente della giunta regionale Marcello Pittella, il 23 settembre del 2014, il numero 258 autorizza il centro Enea a poter prelevare questa enorme quantità d'acqua, e guarda caso l'anno successivo all'autorizzazione noi riscontriamo nei piezometri per il controllo della qualità delle acque del centro Enea Itrec di Rotondella, quindi sugli stessi luoghi, una quantità enorme, fuori norma, di cromo esavalente, cancerogeno, tossico di prima categoria, quindi trasmette il cancro direttamente, non c'è problema mica di accumulo come per i metalli pesanti, non c'è bisogno del biaccumulo, e di trielina, oltre a metalli pesanti e sostanze chimiche di vario genere. La domanda nasce spontanea, ma non a Giuseppe Di Bello, ma a chiunque poi si va a interessare del caso: come mai ritroviamo nelle acque di falda quelle quantità di sostanze tossiche?
Non potrebbe essere che il tutto sia dipeso da una diluizione dovuta a tutte queste quantità d'acqua che sono state utilizzate e che vengono utilizzate dal centro? Quindi scusami se ti faccio la domanda, perché per me è una cosa oltre che di portata eccezionale, anche di assurdità, di spreco assoluto, e che evidentemente della qualcosa probabilmente il presidente Pittella dovrà anche ai nostri microfoni rispondere. Leggo la delibera che è stata pubblicata dalle Cronache Lucane, e qui leggo testualmente, in cui c'è scritto: concessione bla 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 per una portata di 272 e 279 metri cubi giorno, che quindi sarebbero corrispondenti ai 551.000 litri a cui, esatto, tu facevi, ad uso antincendio e irriguo. Esatto. Ma l'antincendio nel caso in cui si verifica, evidentemente, esatto, quindi è ipotetico. L'irrigo invece sì, perché lo utilizzano per annaffiare. Nella lettura che stai dando in questo momento, Luciano è anche un avvocato, sì, vi è l'evidenza pubblica di un falso in atto pubblico. Perché? Perché praticamente non è un orto botanico il centro Enea ITREC, e non ha bisogno di tutti quei quantitativi di acqua, ma il centro Enea ITREC al suo interno una quantità enorme di veleni mortali, e che quindi l'acqua dovrebbe essere l'ultima delle autorizzazioni possibili, perché è la principale fonte di trasmissione e propagazione di un veleno. Per cui anche attraverso quell'utilizzo che viene specificato nella delibera? Assolutamente sì, Luciano, e ti spiego anche il perché. Ecco perché prima ne parlavo fuori microfono con spieghiamo ai nostri ascoltatori. Allora, in quell'area esistono delle cavità che risalgono al IV secolo avanti Cristo e che hanno anche un valore di carattere archeologico, che si chiamano siroi, ed erano questi a forma di di una damigiana, no? Come una damigiana di vino, cioè stretti sopra e larghi di forma circolare sotto. L'ingresso di questi siroi, di questi contenitori, la cui profondità arrivava a 6-7 metri, da minimo 6 metri a 7 metri, aveva una circonferenza sotto di 40 e passa metri quadri. Ora, due archeologi li hanno visti quando erano visionabili, e poi hanno raccontato che da un certo punto in poi non sono stati più visionabili, perché il centro l'aveva utilizzato per metterci dentro i fusti di sostanze radioattive e pericolose. Ora, il centro Enea ITREC ne parla di 7 e 8, o 8 al massimo. In realtà non è vero, perché solo sul versante nord-orientale del centro ne sono state registrate addirittura 13 di questi siroi. Ora, qui subentrano due elementi. Il primo: noi ci indigniamo perché l'ISIS o i talebani distruggono i monumenti nei paesi arabi, dopodiché facciamo sì che nella nostra amata Lucania, Basilicata, vengano distrutti sistematicamente reperti archeologici di importanza straordinaria, anche ad opera delle compagnie petrolifere, là vicino, per quanto riguarda il permesso Tempa Rossa, perché hanno distrutto l'ira di Dio. Ma questi siroi sono loro stessi, diciamo, un bene archeologico di rilevante importanza, certo. Se noi andiamo sul sito del centro Enea ITREC, dice: no, ne è rimasto solo uno visionabile. E addirittura i due emeriti professori archeologi di fama mondiale che se ne erano occupati, uno di questi riceve la visita dentro il suo studio da strani personaggi iracheni che gli chiedono di questi siroi. Dopodiché, quando loro se ne sono andati, il libro che parlava e dove c'erano le mappe di questi siroi di quell'area gli è sparito. Di questa cosa se ne occupò anche il giudice Nicola Maria Pace, perché purtroppo dentro questi siroi sono stati stivati dei veleni. Ora, la presenza di tantissima acqua in un'area dove sottoterra ci sono dei veleni è la cosa più contraria alla logica che possa esistere sulla faccia della terra. Per evitarne, diciamo così, la propagazione. Esatto, quindi sarebbe il caso di riaprire un'indagine, visto che è stata mandata pure il procuratore della Repubblica, la Gravina,
È stata trasferita. Ne ce ne occupiamo anche oggi. Riaprire quel filone di indagini, ma soprattutto interrompere un'autorizzazione che per quel territorio è devastante. E infatti prova ne è il fatto che l'anno successivo sono stati trovati veleni oltre misure nei piezometri, nei 10 pezzi di piezometri che ci sono a perimetrazione del centro Enea Itrec. Questa è tutta logica. Certo. Leonardo Pisani, ovviamente non diciamo altro, in modo che chi volesse leggere il giornale può ancora acquistarlo e avere anche l'interesse a farlo. Oltre la questione molto tecnica, sulla quale credo Di Bello vorrà anche tornarci, sulle cronache lucane, quindi rispetto al rischio contaminazione che l'utilizzo di tanta acqua può avere in quella sede, sempre sulla questione etica, la questione morale, cioè il cittadino deve pagare 3, 4, 500 euro l'anno per consumare 100 litri al giorno. L'ente per consumarne 551.000, quella stessa cifra, la spende in un anno. Oltretutto, con un ente, quello dell'acquedotto Lucano, che appunto ci diceva Luciano Petrullo ieri, Generoso ha fatto evidenziare, ha una continua emorragia di denaro. Quindi ancora mettiamo le mani nelle tasche dei cittadini, perché i cittadini pagano acquedotto Lucano con le loro tasse. Quando poi prendono l'acqua la devono anche pagare, però se l'acqua deve andare in maniera spropositata da un altro ente va di fatto gratis. È immaginabile che un sistema così possa reggersi in piedi, Leonardo? Anche da un punto di vista etico? No, assolutamente no. Io spesso la domanda che mi faccio, che ci facciamo anche in redazione, ma ci pensano a queste cose? Perché a volte viene anche il dubbio, cioè come se fosse la normalità che una quantitativa d'acqua del genere, Di Bello dice anche pericolosi, non lo sappiamo, vedremo, però intanto ce n'è tanta e paga una bolletta di 331 euro all'anno. 311, scusami, avevo calcolato l'inflazione futura perché è trentennale. Non è possibile. Non è possibile, come per il periodo ci sono stati uffici regionali che pagavano fitti strepitosi, incredibili, fitti d'oro, e poi alla fine in un bilancio regionale dove trovi nei settori che servono soprattutto per la cooperazione, soprattutto per le politiche sociali, i fondi non ci sono. Cioè come una specie di schizofrenia burocratica. Luciano Petrullo. Il sistema non funziona, è improntato per autoalimentarsi, non si discute. Io da questo punto di vista sono piuttosto scoraggiato e anche rassegnato. Io sono convinto che il 70-80% delle attività economiche poste in essere dalle istituzioni sono finalizzate per un buon 60-70% a fare altro che il bene pubblico. Il bene pubblico alla fine costa molto di meno di quello che ci vogliono far passare, molto ma molto di meno. Quindi la nostra vita quotidiana potrebbe essere molto più serena, molto meno onerosa, se il flusso di denaro pubblico venisse utilizzato esclusivamente per il bene pubblico. Da anni però si è costruito un sistema che appunto si autoalimenta, ma non solo, oggi si arricchisce pure, tende anche ad arricchirsi, ma diciamo la deformazione del sistema viene data anche da quegli eccessi patologici come i casi di corruzione, che sono ormai all'ordine del giorno. Ogni giorno un amministratore in Italia viene arrestato. Evidentemente quella è la patologia della patologia, perché non basta aver creato un posto di lavoro per sé, i propri familiari e i propri amici, non basta neanche quello in una situazione di crisi profondissima e quindi di disagio per la maggior parte delle persone. No, bisogna anche arricchirsi. Per cui credo che ormai il sistema sia ai limiti, se soltanto ce ne rendessimo conto tutti
fino in fondo, probabilmente orienteremo le nostre scelte quotidiane in termini completamente diversi. E a livello etico siamo sottoterra. È stata una continua crescita, secondo me, dal dopoguerra in poi, perché la storia dell'italiano con la borsa, con la mazzetta nella borsa, noi la conosciamo dai film di Sordi del 1960. Quindi che ci sia questa deformazione, purtroppo credo congenita in Italia, è un fatto, ma non si è fatto niente per arginarla. Piuttosto, Luciano, ci sono creati dei centri. Ti ricordo un episodio proprio su quello che dici. Qualche giorno fa era l'anniversario dell'arresto di Mario Chiesa per le tangenti del Pio Tribulus. Che cosa è successo nel frattempo? Dove ci fu un'ondata di indignazione, giustamente, e una serie di riforme della pubblica amministrazione. Dividiamo la politica dalla gestione. Un parziale rinnovamento della rinnovamento classe politica. Alla fine la corruzione in realtà è aumentata ancora di più. A dismisura. A dismisura, in maniera esponenziale. Fra l'altro noi abbiamo istituzioni minori come le regioni che hanno alimentato questo genere di problema, non lo hanno ridotto, per cui oggi probabilmente l'unico risparmio che c'è per mille fenomeni è quello che prima bisognava portare la cassetta con i provoloni a Roma. Forse oggi il tragitto è minore, ma il fenomeno è talmente radicato e capillare e siamo arrivati al limite, secondo me. E purtroppo è così. È un episodio di altrettanta, voglio dire, diciamo così, gestione quantomeno inopportuna di fondi europei e anche regionali, eccetera. Ha riguardato un'inchiesta che le cronache lucane stanno portando avanti ormai da martedì scorso e che riguarda appunto l'assessore regionale Braia, ma ce ne occupiamo di tutto questo subito dopo la pubblicità. Radio Potenza Centrale è una potenza di radio. Dopo un'assenza di oltre 2 anni, torna a grande richiesta per la gioia dei suoi fan, Nunzio Desiderio, il più bello dei neomelodici, con il suo nuovo lavoro discografico, Attimi di Passione. Appiccicata ancora in un po' di matta, mi manchi da morire, corra tu via. Un album che raccoglie diverse storie, raccontate con grande emozione da Nunzio Desiderio, l'amore verso il figlio. Ma sta sbattendo. Il ricordo di un giorno importante. Un compleanno, amore mio. Vide che stavi da me. E tanti altri fantastici brani. Per le tue feste chiama Nunzio Desiderio al 392-9939-697 oppure su Facebook alla voce Nunzio Desiderio 4 392-9939-697. Desiderio è tornato. Nuova apertura, Emporio Artigianale Rosemary 2, tutto sul cucito, riparazioni e modifiche di capi d'abbigliamento in tessuto, pelle e pellicce, pieghe in 30 minuti, tuniche per prima comunione ed accessori, rivestimento divani e merceria, inoltre svuotiamo i vostri armadi, Rosemary 2, prezzi modici, lunga esperienza, Viale del Basento 118, vi aspettiamo anche nella sede storica Sartoria Rosemary, abbigliamento da cerimonia su misura, Largo Duomo 5 a Potenza, info 320 74 46 141. Lo sai che c'è un nuovo modo di risparmiare energia riducendo consumi e costi? Sì, con un check-up energetico della tua abitazione e tutto gratuitamente. Chiama Autogas Ionica all'800 21 84 34 e benvenuto risparmio. Un esempio? Sostituendo la tua vecchia caldaia puoi ridurre i consumi di oltre il 20%, risparmiando fino al 65% grazie alle detrazioni fiscali. Oppure, realizzando un impianto fotovoltaico, puoi risparmiare fino al 70%, senza dimenticare le imperdibili offerte di Autogas Ionica anche per l'energia elettrica. E per le aree non servite dal metano, il GPL di Autogas Ionica è la migliore soluzione, anche per l'ambiente. Chiama 800 21 84 34. Autogas Ionica, specialisti in energia. Well, I'm trying to get home. Con Dacia qualunque meta è alla tua portata. Solo a febbraio, con Super Days per te, Dacia Sandero da 6.900 euro con 5 anni di garanzia. Scoprila anche con l'esclusivo motore turbo GPL, anche sabato e domenica. Concessionaria Dacia Medecar, via della Meccanica Potenza. Amore, sei un sogno non svegliarmi. Cara, non è un sogno, è l'agriturismo Erbanito. Un incantevole casale in stile rustico, immerso nel Parco Nazionale del Cilento. Piatti della tradizione campana preparati solo
solo con ingredienti di qualità, di produzione propria. All'agriturismo Erbanito anche possibilità di pernottamento nelle nuove camere climatizzate. Caseificio aziendale con lavorazione artigianale di latte delle proprie vacche, capre e pecore. Formaggi dal gusto raro inconfondibile. Agriturismo Erbanito, San Rufo Salerno. Telefono 0975 39 53 48. Radio Potenza Centrale è una potenza di radio. Radio Potenza Centrale, l'informazione dal nostro territorio. Ed eccoci ritornati in diretta subito dopo la pubblicità. Avevamo detto che ci saremmo occupati delle questioni anche sempre degli sprechi della pubblica amministrazione, ma soprattutto di come vengano gestiti alcuni fondi. Martedì, appunto il 16 febbraio scorso, sulle cronache lucane ci eravamo occupati della questione che afferisce anche Luca Braia, che è assessore all'agricoltura ma che è anche imprenditore, che opera nel campo della comunicazione e della pubblicità, e il titolo di apertura appunto era sulla nostra inchiesta e diceva: intrecci politico-finanziari tra cognata e fratelli dell'assessore all'agricoltura, fondi regionali, Braia paga Braia, sponsor per fiere e pubblicità, due società, una di un fratello, l'altra dell'altro, il terzo fratello è assessore all'agricoltura, lui Luca Braia è l'assessore all'agricoltura della giunta regionale di Basilicata. I fondi regionali partono dalla giunta, destinatarie le due società che sono la Quadrum e la MEF SRL, e gli affidamenti avvengono in maniera diretta. Un'inchiesta Pisani che ha fatto molto scalpore anche sulle pagine dei social network, è montata la polemica quantomeno per l'inopportunità di gestire dei fondi pubblici per società che fanno riferimento a uno degli assessori, e tra l'altro per larga parte il dipartimento che questi fondi li dispone con affidamenti diretti è proprio il dipartimento che fa capo allo stesso Braia. Sì, diventa un caso di conflitto di interessi, è inutile negarlo, che porta anche, ne parlavamo con Luciano Petrullo prima, porta anche a un discorso più ampio. L'opportunità, le regole, anche il principio della libertà. Alla fine qualcuno giustamente, non è che io ho un parente politico, non posso svolgere la mia attività imprenditoriale, sarebbe anche liberale, cioè, questo ci mancherebbe altro. E lo spieghiamo bene. Però un principio liberal democratico è libera iniziativa, ma regole certe. E in ogni caso, anche quando non c'è la legge, non viene proibito, esiste pure il buon senso. Non mi occupo di determinati settori se so che posso essere anche minimamente scalfito, non parlo proprio se ci sia, anche scalfito da un'ipotesi di conflitto di interessi. Il punto è, non è che lo scopriamo adesso in Basilicata, no? Per anni abbiamo discusso del conflitto di interessi di Berlusconi, che c'era tutto quanto. Il punto è che l'Italia è un paese pieno di conflitti di interessi che spesso non conosciamo neanche, dalle banche, dagli enti parastatali, dalle società, dove c'è una commissione, ovviamente, che poi in un paese, in una regione come la Basilicata, che non è piccola come territorio, ma come popolazione ne siamo pochi e stanno scappando sempre di più. È normale che la filiera diventa più corta ed è normale che ci vuole una maggiore attenzione.
scusate se intervengo. Certo. Però qua c'è un 640 e 640 bis. Truffa e truffa aggravata ai danni della comunità dell'Unione Europea, dello Stato e della Regione. Perché attraverso artifizi e raggiri, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminale, a Braia dava ai fratelli, società di fatto cui lui ha diretto. Poi c'è pure il fatto che tra fratelli non è che si può dire che non c'è la voglio dire l'attacco diretto anche da parte della magistratura rispetto alle leggi vigenti, per cui una notizia, un'inchiesta del genere, se è vera, deve far automaticamente aprire una inchiesta da parte della magistratura. Noi, diciamo così, su ipotesi di reato non ci spingeremo ad entrare nel merito, anche perché non è il nostro guardate, no, invece quello che diceva prima lui, scusami che mi scordo, Leonardo. Leonardo, era una cosa interessantissima, perché il ragionamento che fa il giudice, sì, la libera concorrenza viene meno, serve per proteggere la libera concorrenza. Prova a fare sintesi, vero è che non bisogna in qualche modo andare a contestare la libera concorrenza che eventualmente può avere anche il familiare di Braia, ma in questo modo qua, con questi affidamenti diretti, di fatto però viene anche meno la possibilità ad altri di poter addirittura in una determina che pure le cronache lucane pubblicano c'è proprio, dice, si viene giustificato, dice, no, unico operatore nel settore, che mi sembra un po' forzato. Tra l'altro anche in questa radio, praticamente nella trasmissione tenuta dal consigliere regionale Gianni Rosa, inizia lui questa accusa su un affidamento diretto di 14.000 euro. Dopodiché Rosa ha anche detto che ha protocollato e mandato un'interrogazione al presidente della regione Marcello Pittella, dice che non ha ancora ricevuto risposta. Insomma, anche diciamo per che probabilmente però voglio dire, in situazioni del genere che possono creare un imbarazzo istituzionale, cioè incompatibilità, ma rispondi subito ma dico incompatibilità, eventuali conflitti di interessi, inopportunità, è proprio necessario che l'ufficio, il dipartimento che risponde a Braia, faccia gli affidamenti diretti senza una gara di con evidenza pubblica, per cifre che comunque sono di 20, 25 mila, 24 mila, 14.000 euro ad affidamento, non parliamo di quisquiglie. E la cosa simpatica che viene evidenziata oggi dalle cronache lucane è che però nel pagamento del 2015 c'è un pagamento che è passato tramite un affidamento pubblico e riguarda 187 euro. Una grossa cifra. Quindi diciamo un paradosso, il paradosso che sembra quasi voler sfottere i cittadini. Luciano Petrullo, tra le altre iniziative però, volendo rispondere anche a Di Bello, non c'è soltanto il fatto della parentela diretta con i fratelli che gestiscono da un punto di vista amministrativo le due società, c'è da ricordare anche che però prima che venissero effettuati questi affidamenti, il fondatore di queste società nonché l'amministratore era proprio Luca Braia, e addirittura subito dopo che Braia lascia l'amministrazione di queste società e che diventa assessore, quelle stesse società fondano un giornale che si chiama Matera Economia e Finanza, che viene in qualche modo finanziato attraverso le sponsorizzazioni dirette della Regione Basilicata e anche indirette attraverso le sue controllate, immagino Sviluppo Basilicata, chi più ne ha ne metta, che è un giornale di assoluto contenuto terzo ed imparziale. Certo. Vedo la prima pagina. Ma non solo la prima pagina. Magari la mostriamo anche a favore di camera, così chi ci vedrà. La fotografia di Pittella riportata nelle prime pagine, non soltanto nella prima. Piccola, messa piccola. dicevi. Nella prima, poi lo ritroviamo nella seconda. Vediamo, apriamo. Ma in più, ma lo ritroviamo anche nella quarta. Tra l'altro, il primo numero che abbiamo modo di vedere, la stessa foto che c'è di Pittella, c'era anche di Luca. Ah, eccolo qua. Anche nella quarta. Nella quarta abbiamo lo sponsor e la pubblicità di Sviluppo Basilicata, che chiaramente finanzia questa iniziativa. Quindi una rivista diciamo così, assolutamente imparziale. Assolutamente imparziale, che ci potrà fare aprire gli occhi sul mondo e su tutte le realtà lucane senza essere condizionati in misura minima. Un po' di ironia nelle sue parole. No, poi con un acronimo che la
lascio il tempo che trovo, perché Matera, Economia e Finanza, che viene detto MEF, e che sarebbe poi l'acronimo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, quindi anche con un acronimo rubacchiato, quindi senza neanche un minimo di originalità. Ma fra l'altro in questa rivista io non trovo niente né di economico e né di finanziario, mi sembra soltanto uno spot pubblicitario all'attività della regione, che fra l'altro non apre neanche uno spiraglio di un centimetro quadrato sui problemi della regione Basilicata, ma solo sulle immense prospettive che Pittella ci racconta. Ora, se sono stati spesi soldi pubblici per fare pubblicità alla politica e all'amministrazione del governatore Pittella, siamo arrivati ai sistemi tanto condannati di qualche decennio fa, cioè abbiamo la stampa di regime che si traduce esclusivamente così, che fra l'altro non dà neanche informazione ma soltanto spot pubblicitari. Il fenomeno Braia è un fenomeno che deve spaventare per la spavalderia. Perché io non posso oggi essere titolare della società, domani l'assessore, e quindi determinare dei finanziamenti, poi la formazione di un altro Braia. Qui non si tratta soltanto di determinare tra l'altro vogliamo ricordare ai nostri lettori e radioascoltatori che non hanno avuto possibilità magari di leggere, che il giorno dopo, mercoledì 17, sullo stesso giornale delle Cronache Lucane, oltre diciamo alla polemica che si è generata sui social network, è stato tirato fuori un altro problema di conflitto di interessi, perché l'assessore, oltre ad essere assessore, oltre ad essere imprenditore, oltre ad operare nella comunicazione e nella pubblicità, è anche consulente di alcune società partecipate pubblico-private, partecipate proprio dal MEF, manca a farlo apposta, abbiamo dovuto specificare, ma guardate, però questo MEF è l'originale, no, è l'originale, è il Ministero dell'Economia e Finanza, e sì, evidentemente di lì avranno avuto anche l'idea del nome, su questo facciamo un po' di ironia, e dalla Regione Basilicata, che quindi insieme al MIUR finanzia questo consorzio, e nel consorzio uno dei componenti del direttivo e dell'amministrativo è Luca Braia, che quindi riceve i soldi come consulente dal consorzio TERN, che è partecipato della regione, che come giunta da lui composta finanzia quell'iniziativa. No, ecco, la spavalderia è quello che deve fare più paura, perché a questo punto ci possiamo aspettare qualsiasi cosa. E non è di poco conto anche la circostanza che, nonostante siano stati pubblicati questi dati, che poi alla fine potrebbero essere tranquillamente opinabili o discutibili, basterebbe conoscere qual è la realtà. Ma tant'è che noi nell'editoriale nostro diciamo, guarda, non vogliamo bloccare questa situazione, però trovate un sistema diverso, fate una gara pubblica, ma fateci capire qual è la vostra opinione. Allora, si stanno dicendo delle cose sbagliate, si stanno dicendo delle cose stupide o inopportune, c'è una realtà diversa che dobbiamo capire, ma questo silenzio evidentemente corrisponde a quei requisiti che da vari anni vanno in voga: meno se ne parla meglio è, prima o poi si stancheranno, non potranno riportare la notizia per un mese di seguito. Se poi verifichiamo anche altri preoccupanti silenzi di fronte a queste situazioni, e cioè nessuno che dice la sua, non voglio arrivare neanche a livello giudiziario, seppure qualche rumore bisognerebbe sentirlo anche da quel lato lì, ma non esiste una opinione, un commento da parte delle tante parti politiche che ci sono in Basilicata. Questo è un altro dato preoccupante, perché nessuno si agita, nessuno si indigna, fanno tutti parte di uno stesso meccanismo. E allora invitiamo i nostri radioascoltatori a comprare domani, e oltre che se non l'hanno ancora fatto oggi, le Cronache Lucane, perché proprio di questo, al di là del fatto che già ieri ci occupammo di Matera e Fiera di Braia, due contributi, un evento, poi Matera e Fiera anche si è giocato sul titolo, perché potrebbe essere utilizzato in maniera sarcastica il fatto che Matera sia fiera dei comportamenti di Braia, ma allo stesso tempo Matera e Fiera è un evento organizzato da MEF, che però non si capisce perché l'anno scorso, evento organizzato da MEF viene finanziata per degli apporti tecnici che ha dato all'organizzazione di questa fiera, e Quadrum per quella stessa fiera riceve un contributo per l'organizzazione. Pubblichiamo tutti e due i documenti, quindi noi abbiamo che per quello stesso evento non ce li siamo inventati sono qui in pagina 2, noi abbiamo che per quello stesso evento Matera e Fiera vengono liquidati circa 20.000 euro al MEF, quale diciamo così evento di comunicazione nell'ambito di Matera e Fiera, e mentre sempre per lo stesso evento Matera e Fiera Quadrum riceve un contributo, quindi a fondo
mondo perduto, per la manifestazione fieristica Materia in Fiera, svoltasi dal 3 al 7 di settembre. Insomma, un evento fatto da Braia, contributi dati due volte. Io vorrei fare un'analisi, magari sarà pure diciamo di parte, sì. Però succede questo, vorrei tornare indietro all'ottobre del 2013, uh-huh. allorquando scattano le ore 12 e la lista di Perpitella presidente non ha né l'atto principale né la nomina del presentatore della lista, e la Corte d'Appello mette in bacheca una scritta con chiara ed inequivocabile. Si leggeva impresentabile il ricorso in quanto non è noto a chi si dovrebbe notificare il ricorso stesso, cioè la possibilità di ricorrere. E allora tutti quanti i partiti che erano stati esclusi per cose molto meno gravi, tipo uh-huh. per esempio non era stata citata la Severino, uh-huh. e quindi però si scriveva e successive modifiche di integrazione uh-huh. sull'accettazione uh-huh. di candidatura, e in quel caso potevano rientrare, Matera l'aveva fatta rientrare, Potenza non l'aveva fatta sì. rientrare, fanno ricorso, perdono e pagano 5.500 euro per il ricorso. Mentre invece chi non poteva proprio presentare la lista perché mancava il nome del presentatore e l'atto principale allo scadere delle ore 12 viene accettato dalla Corte d'Appello di Potenza. Con questo che voglio dire? Anche un'opposizione onesta, ligia, tutto quello che vogliamo, di fronte ad una opinabilità del giudizio in sé su contributi che si gira a se stesso, alla propria famiglia, l'assessore Braia, di modici importi, 20.000, 30.000, 10.000, ci pensa 10 volte e magari si va a consulto da 10 avvocati diversi prima di capire se lo deve fare o meno un'eventuale anche informazione e segnalazione. Perché corre il rischio di ritrovarsi lui a certo. pagare anche una multa al riguardo. Per quanto mi riguarda invece, qua siamo di fronte ad un atto che è contrario alla legge, poco ma sicuro. E domani continueremo ad occuparcene, perché tra le varie consulenze di cui parlavamo c'è anche quella appunto della TERN, dove Luca Braia fa parte in quanto rappresentante di Geotech, e qualche altro affidamento diretto alla Geotech è uscito da parte di alcuni enti, ma per questo vi rimandiamo all'edizione domani delle Cronache Lucane. Grazie a Giuseppe Di Bello che salutiamo, Luciano Puritrullo, anche a te un breve passaggio sulle conclusioni perché abbiamo il GR. Beh, un saluto a tutti, grazie, credo che siano trasmissioni che facciano tanto bene alla coscienza. Grazie, domani ti leggeremo lunedì ti leggiamo ancora sulle Cronache Lucane. Martedì sulla Cronache Lucane. Dal martedì al venerdì c'è il nostro inviato Gigi. Bene, Leonardo, domani ti occuperai di cultura? O no? È da costruire tutto, non solo di cultura, c'è altro. Bene. Sentiremo altro. Anche qualche esponente regionale o no? È in preparazione, non l'importante diciamo tutti, è che comprano il giornale, domani leggono. Va bene, questo era Comunicare per Cambiare, il nostro modo per orientare le politiche verso i reali problemi della gente attraverso la comunicazione di prossimità di Radio Potenza Centrale, a questo punto anche delle Cronache Lucane. Noi ci rivediamo venerdì prossimo e ci leggiamo già domani mattina. Arrivederci da Giuseppe Postiglione, grazie ai nostri ospiti, grazie a Paolo Di Biasi alla direzione tecnica, grazie anche a Maria Fedote che ha curato la parte giornalistica. Un forte saluto e la linea torna alla musica di Radio Potenza Centrale.